Buonasera farinosi e farinose e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per parlare di sfogliatura. A noi che impastiamo con il lievito madre, che ci dilettiamo in preparazioni dolci e salate, sarà sicuramente capitato di mettere le mani nella preparazione di una sfogliatura e di aver incontrato dei problemi. È molto facile che questo possa avvenire perché bisogna conoscere alcuni trucchetti, alcuni segretini che ci faciliteranno il compito e renderanno migliori i prodotti che andremo a sfornare. E adesso cercherò di svelarvi, di dirvi tutti i trucchetti che io conosco. Poi ce ne saranno mille altri, senz'altro, perché come vi dico sempre, io non sono una pasticcera professionista, però tutte le cose che ho imparato fino adesso io cerco di comunicarvele attraverso questi tutorial. E quindi oggi parleremo di tutti i trucchetti che io conosco per fare una perfetta sfogliatura. Per prima cosa parliamo di ingredienti, quali sono la farina e il burro più adatti a fare la sfogliatura. Allora, partiamo dalla farina. Qual è la farina migliore per fare una sfogliatura a regola d'arte secondo me? Una farina Manitoba o tipo Manitoba che abbia una W intorno ai 300. Questo valore secondo me è quello da tenere in considerazione. Prendendo una farina troppo forte, quindi quelle Manitoba che hanno una W superiore ai 400 per esempio, avremo un impasto troppo tenace, troppo gommoso, passatemi il termine, che sarà difficile da stendere, visto che dovremo allungarlo e piegarlo più volte. Avere un impasto troppo troppo tenace ci renderà il lavoro difficile. Altresì, usare una farina troppo debole potrebbe, quindi con poco glutine, potrebbe non avere poi l'impasto una elasticità sufficiente e non potremmo, per esempio, avere difficoltà a stenderlo più volte. Si potrebbe spezzare, compromettendo la buona riuscita appunto della sfogliatura. Quindi la farina ideale, secondo me, è una farina con una W intorno ai 300. Questo non vuol dire che se vogliamo fare dei perfetti cornetti all'italiana non possiamo usare una farina integrale, senz'altro possiamo farlo, magari però spezziamola, facciamo metà farina integrale e metà farina Manitoba, per esempio, ok? Parliamo adesso del burro, perché quando si parla di queste preparazioni o di sfogliatura si parla quasi sempre di burro bavarese, di burro tedesco, perché ci vuole un burro adatto. Non è che in Italia non esistano dei burri adatti a queste preparazioni. La cosa importante è trovare sull'etichetta riportata la dicitura burro ottenuto da latte o da panna da centrifuga, ok? Spesso molti burri italiani sono ottenuti dallo scarto della lavorazione dei formaggi e quindi non hanno il sapore giusto, sono troppo salati oppure altri tipi di burro si sbriciolano. Avete mai tenuto tra le mani un panetto di burro che andandolo poi a prendere con il coltello vi si sbriciola? Ecco, non deve assolutamente accadere questo durante una sfogliatura. Per fare una sfogliatura corretta ci vuole un burro che sia spalmabile, che sia estensibile, che abbia una buona elasticità. Ok? E quindi per me sono ideali appunto i burri bavaresi, i burri tedeschi, i burri danesi, oppure anche i burri italiani, perché se ne trovano anche di burri italiani, l'importante è che ci sia scritto ottenuto da centrifuga, ok? E quindi la farina e il burro li abbiamo chiariti. Terza cosa fondamentale che dobbiamo tenere presente per fare una buona sfogliatura è la temperatura. Parliamo di temperature, perché le temperature sono importanti. Allora, per capire questo dobbiamo innanzitutto un attimo parlare, per chi non lo sa, delle fasi della sfogliatura, come si procede quando si fa una sfogliatura classica, ok? Si procede così, si prepara un impasto. Questo impasto a volte va fatto raddoppiare, a volte no, in base alla ricetta che stiamo seguendo, questo cambia, insomma, da una ricetta all'altra. Questo impasto poi, io vi consiglio, va messo in frigorifero. Mentre l'impasto si riposa in frigorifero, prepariamo il burro. Il burro va steso in una sfoglia sottile tra due fogli di carta da forno e va poi rimesso in frigorifero a raffreddarsi. Ok? Dopodiché, che cosa si fa? Si stende l'impasto, si mette all'interno dell'impasto la sfoglia di burro, si richiude l'impasto, quindi si incassa il burro all'interno della sfoglia e poi si stende. Dopodiché, si fa una piega a tre.
Dopo aver fatto la piega a 3 c'è una pausa in frigo, poi si tira fuori dal frigo, si stende di nuovo, si fa una piega a 3, un'altra pausa in frigo, si stende di nuovo, un'altra pausa in frigo, insomma si fa tutta una serie di pieghe a 3 per ottenere che cosa? Per ottenere una sfoglia composta da tanti strati di pasta intervallati da strati di burro. A cosa serve tutto questo? Questo serve per ottenere dei prodotti che durante la cottura poi si apriranno e quegli strati di burro faranno in modo di mantenere separati i vari strati di pasta. Così in cottura si apriranno e si separeranno l'uno dall'altro. Ok? A questo serve fare la sfogliatura. Adesso ve la spiegherò per filo e per segno, quindi ora ve l'ho un po' riassunta in maniera veloce, ma non vi preoccupate perché fra poco ve la faccio vedere, ok? Questo era solo per spiegarvi il motivo per il quale sono importanti le temperature e quindi quali sono le temperature corrette e perché servono le temperature giuste. Allora, l'impasto dovrebbe avere una temperatura al cuore di 4 gradi, il burro invece di 15. Per quale ragione? Allora, l'impasto, se fosse troppo caldo, quindi qual è un errore da non fare? Quello di mettere un impasto a lievitare nel forno con la lucina accesa e appena è pronto stenderlo, metterci dentro il burro e richiudere. No, errore enorme, l'impasto troppo bollente andrà a squagliare completamente il burro e succederà il patatrac. Quindi l'impasto deve essere freddo. Quindi sia se la ricetta prevede la lievitazione, sia se la ricetta non prevede la lievitazione, l'importante è che quando abbiamo un impasto per le mani che dobbiamo, nel quale dobbiamo incassare il burro, mettiamolo in frigo, facciamogli fare una pausa in frigorifero comunque, almeno di un'oretta. Così la temperatura dell'impasto scenderà, l'impasto sarà bello freddo e non avremo problemi quando lo andremo a stendere. L'impasto va fatto raffreddare, uno perché non deve surriscaldare il burro e due perché il freddo del frigo allenta il glutine, quindi sarà molto più semplice da stendere, ok? Quindi la temperatura ideale dell'impasto per chi ha il termometro è quella di 4 gradi, deve essere bello bello freddino. Qual è la temperatura perfetta invece per il burro? La temperatura perfetta per il burro è quella di 15 gradi, come vi dicevo. Ma se non abbiamo il termometro, come ci regoliamo? Non vi preoccupate, vi potete regolare così. Semplicemente non deve essere tanto caldo da essere appomata, da essere spalmabile, assolutamente, ma non deve essere nemmeno ghiacciato di frigo, perché si potrebbe spezzare, si potrebbe sbriciolare, rendendo tutto il nostro lavoro mal riuscito. Mi spiego meglio. Se avessimo un burro troppo caldo, che cosa succederebbe? Succederebbe questo. Allora, noi dobbiamo avere, come abbiamo detto, dobbiamo ottenere degli strati di pasta separati da strati di burro. Quindi ci deve essere fra uno strato e l'altro di pasta una sfoglia di burro bella omogenea che sta lì e che tiene separati gli strati di impasto. Okay. Se il burro è troppo caldo, quando lo andiamo ad incassare dentro la sfoglia e lo andiamo a stendere col mattarello, si scioglierà, diventerà tutt'uno con l'impasto e quindi poi l'impasto sarà tutto appiccicato. Non ci sarà più uno strato di burro in mezzo, fra uno strato e l'altro di pasta, ma tutto quanto sarà un tutt'uno che durante la cottura rimarrà ammassato, quindi non vedremo le sfoglie aprirsi, ok? Al contrario, se utilizzassimo un burro ghiacciato troppo freddo, quando mettendolo poi dentro all'impasto, quando lo andiamo ad incassare e a stendere con il mattarello, che cosa potrebbe succedere? Questo burro si potrebbe appunto spezzare, sbriciolare e quindi questo, invece che avere una bella sfoglia omogenea di burro, avremo dei pezzetti di burro qui e lì e quindi non ci sarebbe comunque una sfogliatura omogenea. E questi malloppi di burro, scusate il termine romano, qui e lì nell'impasto, si potrebbero anche andare a sciogliere durante la cottura, creando un effetto unto, comunque ammassato, disomogeneo e comunque non ottimale. Quindi il burro non deve essere né troppo caldo né troppo freddo. Non vi spaventate, perché vi dico subito come fare per avere questo risultato. Allora, prepariamo l'impasto. Come abbiamo detto, questo impasto prima di essere sfogliato va tenuto in frigorifero almeno un'oretta, ok? In questo modo l'impasto raggiunge la sua temperatura. Nel frattempo prepariamo anche il burro, quindi stendiamolo fra due strati di carta forno. Che temperatura deve avere prima di essere steso? Allora, quando sono in estate io lo tiro fuori e dopo una mezz'oretta lo vado a stendere, perché fa così caldo che appena tirato fuori il burro si scalda subito. Se siamo in inverno aspettiamo un po' di più, questo dipende moltissimo dalla temperatura che c'è nell'aria. L'importante è non andiamo a stendere il burro fra i due strati di carta forno quando è
già liquefatto a pomata, ovviamente, non lo facciamo neanche appena tirato fuori dal frigo, perché sarà gelido e sarà più difficile da stendere. Deve avere una buona elasticità, ok? Una volta ottenuto il nostro rettangolo o il nostro quadrato, poi dopo vi dico tutto quanto, non vi preoccupate, lasciamolo dentro i fogli di carta forno e rimettiamolo in frigorifero, perché andandolo a stendere lo avremo senz'altro scaldato. Quindi andiamolo a rimettere in frigo, così si raffredderà. Non appena il nostro impasto sarà pronto per fare la sfogliatura, tiriamo fuori l'impasto insieme al burro. Così l'impasto lo andiamo a stendere, basterà questo tempo, perché la sfoglia di burro è così sottile che nel tempo che noi utilizzeremo per stendere l'impasto, quel burro si scalderà quel minimo che basta per essere della giusta temperatura. Quindi tiriamoli fuori insieme, stendiamo l'impasto, mettiamo il burro al centro e poi andiamolo ad incassare senza problemi. Tra una piega e l'altra facciamo sempre le pause in frigo, in modo che il burro si raffredderà, perché quando noi andiamo a fare la prima piega, stendendo il burro lo riscaldiamo, quindi dopo aver fatto la piega via in frigo, così si raffredda prima di fare la seconda. Quindi lo tireremo fuori, sia l'impasto che il burro si saranno ben raffreddati, potremo fare la seconda piega, via, poi piega in frigo di nuovo, ok? Quindi utilizzando il frigorifero riusciremo serenamente ad ottenere le temperature ottimali, non vi preoccupate. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa che preoccupa molto le persone. Senz'altro tutti voi, anch'io, la prima volta che mi sono trovata alle prese con un burro da incassare, mi sono un po' spaventata, perché ho cominciato a vedere tutti questi rettangoli, delle descrizioni che dicevano: allora fare un rettangolo di questa misura esatta, stendere l'impasto di un terzo più grande della misura del lato alto, del lato corto, insomma. All'inizio ho detto: aspetta un attimo, che stiamo facendo qui? Geometria, aspetta. Quindi, se anche voi non l'avete, se l'avete già fatto, avrete capito che è una sciocchezza, che è facilissimo. Se non l'avete ancora fatto, ve lo spiego io. Quindi adesso lascio la parola alle mie manine e ve lo vado a spiegare in un modo semplice, come sempre. Allora, il burro può essere incassato nell'impasto in due modi. Poi magari ne esistono tanti altri, io però ne conosco due, e questi due adesso vi vado a spiegare. Modo numero uno: prima di tutto dobbiamo andare a stendere il nostro burro, ok? La base e l'altezza, la misura del nostro rettangolo, del rettangolo di burro che dobbiamo ottenere, di solito viene riportata nelle singole ricette. Però facciamo un esempio. Per esempio, facciamo finta che la nostra ricetta ci richieda di stendere un rettangolo di burro con una base di 20 cm e un'altezza di 30, ok? Allora andiamo a stendere il nostro rettangolo di burro e teniamolo da parte, ok? Dopodiché dovremo stendere un rettangolo di impasto. Eccolo qui. Che misura deve avere il rettangolo di impasto? Deve avere l'altezza uguale al burro, quindi dovrà avere un'altezza di 30 cm. E una base doppia rispetto al burro, quindi di 40 centimetri. Quindi esattamente il burro dovrà essere la metà dell'impasto, oppure l'impasto dovrà essere il doppio del burro, ok? Semplicissimo. Quando andremo ad incassare, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere il burro al centro del nostro impasto, in questo modo, e poi dovremo chiudere i due lembi laterali. Ed ecco qui, adesso vabbè, non era preciso il mio ritaglio, comunque ecco qui che avremo incassato il nostro burro, ok? Eccolo qui. Adesso poi dovremo stenderlo con il mattarello, eccetera eccetera, quello poi dopo ve lo faccio vedere, vi faccio vedere proprio tutto questo con l'impasto. Quello che mi premeva è di farvi capire la misura dei nostri dei pezzi, dei rettangoli, perché tante volte questa cosa può risultare poco chiara. Quindi il rettangolo di burro deve avere l'altezza uguale all'impasto e la base deve essere la metà dell'impasto, perché poi mettendolo al centro si andrà ad incassare in questo modo, ok? Questo è il primo modo per incassare il burro. Il secondo modo è quello di fare un quadrato di burro. Il quadrato di burro come lo incassiamo? Lo incassiamo in questo modo, facendo un altro quadrato di impasto, quadrato di impasto che dovrà risultare esattamente così. Il nostro quadrato di burro dovrà essere esattamente inscritto dentro al quadrato e lo andremo ad incassare in questo modo. Ecco qua. Piegheremo gli angolini di impasto e andremo ad incassare il burro così. Ecco fatto. E
poi anche questo lo andremo a stendere, cominceremo a fare le pieghe, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Spero che sia chiaro. Quindi possiamo incassare un quadrato di burro in questo modo, possiamo incassare un rettangolo di burro in quest'altro modo qui. Ok? Adesso vi faccio vedere proprio un impasto vero e uno strato di burro vero come si incassano e come vengono fatte tutte le varie pieghe. Adesso vediamo su un impasto vero tutte le varie fasi della sfogliatura. Allora, per prima cosa, come abbiamo detto, prepariamo un impasto. Appena sarà raddoppiato di volume e pronto per essere sfogliato, mettiamolo in frigo e lasciamolo in frigorifero almeno per un'oretta, così raggiungerà la giusta temperatura. E nel frattempo occupiamoci del burro. Ecco qui il nostro panetto di burro, lo mettiamo fra due fogli di carta forno e poi iniziamo a stenderlo. Adesso vi faccio vedere il primo metodo, quindi andremo a stendere un panetto rettangolare di misura 20x30 e vi faccio vedere come si incassa il burro seguendo il primo metodo che vi ho detto prima, quindi quello rettangolare. Andiamo a dare dei colpi sul nostro panetto di burro e poi cominciamo a stenderlo con il mattarello fino ad ottenere un rettangolo 20x30 cm. Per ottenere un rettangolo preciso io faccio così, prima lo stendo e come vedete è abbastanza irregolare, dopodiché con un centimetro lo vado a misurare, faccio il disegno del rettangolo che mi occorre e tutti i pezzi in eccedenza, eccoli qua, li vado a rimettere al centro e a stendere di nuovo, così ottengo esattamente un rettangolo della misura che mi occorre, quindi 30 la base e 20 l'altezza, eccolo qui. Dopo aver ottenuto il nostro rettangolo di burro, lo andiamo a coprire con la carta forno e lo andiamo a riporre in frigorifero, così si raffredderà. Lasciamolo lì insieme all'impasto. Quando sarà trascorso il tempo di riposo, andremo a tirare fuori dal frigo il burro e l'impasto e lo andremo ad incassare. Ed ecco qui, trascorso il tempo di riposo, il nostro impasto è bello freddo e anche il nostro burro, quindi possiamo partire e iniziare a tirare la nostra sfoglia. Prima di tutto dovremo incassare il burro, adesso vi faccio vedere come si fa. Dopo aver messo un po' di farina sul piano di lavoro, rovesciamo l'impasto e stendiamolo con il mattarello. Dovremo ottenere un'altezza pari a quella del burro e una base il doppio, come vi ho fatto vedere prima. E lo andiamo ad incassare. Quindi incassiamo il nostro rettangolo di burro coprendolo con le due alette laterali dell'impasto, semplicemente. Dopodiché sigilliamo bene tutte le aperture, sia quella centrale che quella sotto che quella sopra. Ecco qui, e così avremo incassato il nostro rettangolo di burro. Adesso invece vi faccio vedere come si incassa il quadrato. Allora, abbiamo preparato un quadrato di burro. Adesso andiamo a mettere un po' di farina sul piano e stendiamo invece un quadrato di impasto. Eccolo qui, che dovrà essere più grande ovviamente del quadrato di burro. Dopodiché andiamo ad appoggiare il quadrato al centro. Non vi ho detto le misure perché è molto più semplice. Basta fare delle prove con il nostro quadrato di burro per capire la misura che deve avere il quadrato di impasto. Quindi facciamo una prova, ce l'appoggiamo sopra e quando avremo ottenuto la grandezza del quadrato di impasto desiderata, andiamo a rovesciare al centro il nostro burro. Eccolo qui. Dopodiché, dopo averlo posizionato esattamente al centro, andiamo ad incassarlo, chiudendo i quattro angoletti. Chiudiamo il primo, togliamo un po' di farina in eccesso, chiudiamo il secondo. Ecco qui. Chiudiamo il terzo e chiudiamo il quarto. Dopodiché, togliamo la farina in eccesso e andiamo a sigillare bene tutte quante le chiusure. Le facciamo aderire pizzicandole perfettamente. Non ci deve essere una fuoriuscita di burro, quindi le chiusure devono essere perfettamente chiuse. Quindi abbiamo visto come si incassa il burro sia con il rettangolo che con il quadrato. Allora, dopo averlo incassato, si procede con le pieghe. Allora, per prima cosa, subito dopo averlo incassato, con il mattarello andiamo a stendere un lungo rettangolo di impasto contenente il burro, ovviamente. Quindi è quello che abbiamo appena incassato. E facciamo la prima piega a tre. Dopo aver steso un lungo rettangolo di impasto, facciamo la piega, togliamo la farina in eccesso, giriamo l'impasto con l'apertura verso destra, ricordiamoci questo passaggio, mi raccomando. Dopodiché, eccola qui, l'apertura verso destra. Dopodiché, dopo aver tolto la farina in eccesso, andiamola ad appoggiare su un vassoio.
copriamolo con la pellicola oppure con le mie adorate cuffiette da doccia e riponiamolo in frigorifero. Il tempo che deve restare in frigorifero verrà indicato dalle singole ricette. Di solito si fanno delle pause di mezz'ora oppure di un'ora. Dopo la pausa in frigorifero, ecco qui il nostro impasto con il burro incassato, diciamo, chiamiamolo così, con l'apertura verso destra, facciamo la seconda piega. Quindi, prima facciamo una bella pressione con il mattarello, in questo modo. Questo qui ci aiuterà a distribuire bene il burro all'interno e poi di nuovo andiamolo a stendere con il mattarello a formare un lungo impasto, una lunga striscia di impasto. Facciamo la seconda piega esattamente come la prima, giriamola con l'apertura verso destra, eccola qui, e rimettiamola sul nostro vassoietto leggermente infarinato. Copriamola e poi, eccola qui con l'apertura verso destra sempre, copriamola con la nostra cuffietta e via in frigo per la seconda volta. Facciamola riposare e poi tiriamola fuori e facciamo la terza piega. Quindi sempre aiutandoci con la farina, sempre con l'apertura verso destra, ecco le pieghe che si stanno formando, andiamola a stendere con il mattarello, prima una bella pressione in questo modo e dopodiché andiamola a stendere, facciamo una lunga striscia di impasto come abbiamo fatto prima e poi di nuovo la piega a tre. Questa qui è la nostra terza piega a tre, eccola qua. Dopo aver fatto la nostra terza piega a tre, la nostra sfogliatura è pronta, quindi avremo sfogliato il nostro impasto, però non lo possiamo utilizzare subito, ma dobbiamo riporlo di nuovo in frigorifero per raffreddarsi bene. Dopodiché lo potremo utilizzare per la nostra ricetta. Il nostro impasto sfogliato dovrà restare in frigorifero per un tempo variabile che dipende da ricetta a ricetta, dipende dalla ricetta che state seguendo. Quello che avremo ottenuto però dopo la sfogliatura sarà questo. Quindi tagliando l'impasto vedremo esattamente tutti questi belli strati di sfoglia alternati a strati di burro. Quando lo andremo ad utilizzare, facciamo un esempio, ecco per esempio per fare dei cornetti, come vedete si vedono esattamente tutti tanti piccoli stratini di sfoglia. E che cosa succede in cottura? Succede che gli strati di sfoglia saranno separati dal burro e si apriranno creando questo effetto meraviglioso, questa leggerezza, questa bellissima alveolatura, conferendo ai nostri prodotti una fragranza, una leggerezza davvero meravigliosa. Credo di avervi detto tutto, spero di cuore che questi consigli siano stati utili, aspetto il vostro parere qui sotto nei commentini. Come faccio sempre, mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti al mio canale, iscrivetevi immediatamente, accendete la campanellina per essere sempre aggiornati su tutti quanti i video che pubblico. Adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta o al prossimo tutorial. Ciao ciao a tutti!